E con questo fermo immagine del Cotaletta che ci fissa da questo ambiente scuro, forse ha dimenticato di accendere la luce, il Cotaletta. Cotaletta, non ti si vede bene. Peccato, anzi, fortuna, peccato o per fortuna, dipende dai punti di vista. Per chi non conosce il Fabiano Cotaletta, per chi è nuovo al canale Il Buzzo, parliamo di questo personaggio qui che altro non fa che sparlare della Germania. Costui ha fatto dello sparlare della Germania un marchio di fabbrica. Perché il Cotaletta sparla della Germania? Per tornaconto personale, per fare like, per fare followers e per attivare i commenti, l'interesse di altri odiatori della Germania. Il Cotaletta è un finto odiatore della Germania, lo fa solamente per tornaconto personale e lo si evince, lo si capisce già da questo titolo, Germania in crisi. Perché dovrebbe essere in crisi, secondo il titolo del Cotaletta? Perché ci sono attività commerciali in difficoltà. No, perché in Svizzera non ci sono le attività commerciali in difficoltà. In Australia non ci sono, no, in Liechtenstein non ci sono, in Lussemburgo non ci sono. Ragazzi, attività commerciali in difficoltà ci sono ovunque. Non è un indicatore di come vada l'economia, perché le attività commerciali vanno bene, vanno male, ovunque. Le immagini, sì, le immagini che però non si capisce la mazza. Visto che è buio pesto. Amiche ed amici, buonasera a tutti dalla Buonasera a tutti. Accendi sti fari, mannaggia. Germania. In questo video si parla di crisi tedesca. No, in questo video non si parla di crisi tedesca. Si parla del nulla. Ragazzi, me l'ho detto. State alla larga da personaggi del genere. Nel canale Il Buzzo si cerca di fare controdisinformazione. Secondo me costoro fanno disinformazione, io faccio controdisinformazione. Parla di attività commerciali che chiudono. Sì, attività commerciali che chiudono e allora, ripeto, non è sintomo di crisi di un paese, le attività commerciali in difficoltà che chiudono. E vi parlerò un pochino di me. Vabbè, di te che sei in crisi? Benvenuti. Mi trovo oggi ad Augsburg, nel quartiere Augsburg si dice, no? Augsburg. Oberhausen, uno dei quartieri poveri, diciamo, quartieri poveri della città. Cioè, dove vive lui? Allora, amiche ed amici, Amazon, Amazon, Amazon. Amazon, Amazon, Amazon. Vai. Tante persone nei miei ultimi video, quando ho parlato di attività commerciali chiuse, vi ho mostrato dei grandi magazzini, tante persone dicevano no, non è colpa della crisi, è colpa di Amazon. Beh, in questo video vi farò vedere due casi, purtroppo, di negozi che hanno chiuso e che non sono riconducibili all'uso sempre maggiore di Amazon. Eccoci qua. Eccoci qua. Sì, eccoci qua. Allora, primo negozio chiuso. Questo qui era un negozio, adesso vi spiegherò meglio, questo qui era un negozio di fioristica. Qua vendevano fiori, composizioni floreali. Sì, e allora? Magari hanno chiuso perché si sono rotte le palle, si sono rotte le palle loro. Perché magari hanno accumulato soldi sufficienti da poter magari andare in pensione. Che cavolo ne so. Frutta, verdura, vendevano rose. Io venivo qua da anni a comprare le rose. Tra l'altro dietro. E adesso dovrai cambiare negozio per andare a comprare le rose. Ci sono le sue Gewächshaus, ci sono le sue serre. Guardate che è triste sta cosa, guardate. È tutto in disordine. Ma questo video è triste, non la situazione di questo negozio di fiori. La tua è triste di situazione. Questo è triste. Quello che sta mostrando, ovvero il nulla. Davanti abbiamo un bigliettino, ma nel bigliettino non c'è scritto ci siamo trasferiti, nel bigliettino c'è scritto chiudiamo, grazie a tutti per la vostra fiducia, lo Allora? saluto così. Sì. Altro negozio chiuso, in questo caso non mi ricordo cosa. Vedete ragazzi, quale prova ha portato?
di queste attività commerciali in difficoltà? Zero. Perché c'è un bigliettino che dice grazie, arrivederci, grazie per essere stati i nostri clienti. E allora non sta a significare una benedetta ceppa, che ci fa anche quasi rima. Era qua dentro, però è impressionante il fatto che solo in questa via ce ne siano tre di negozi chiusi. Comunque. Madonna. ragazzi, povero sto qua, che dice di amare l'Italia e di volerci andare a vivere, ma che sotto sotto non lo farebbe neanche sotto tortura, ragazzi. Poi a Taranto, che voglio dire, di attività commerciali in difficoltà, avvogliate quante ce ne sono? Quell'altro negozio chiuso, mi ricordo che qua era un'attività commerciale chiusa. Vi faccio vedere il terzo negozio chiuso. Gozzi è chiuso. Ripeto, è impressionante. Adesso. Ripeto, è impressionante. Ma cosa è impressionante? È impressionante che io stia perdendo tempo con uno come questo qua. Ma vabbè, è bene fare controdisinformazione, ragazzi. Un po' vediamo il minutaggio. Con il Fabiano Cotaletta il tempo scorre molto più lentamente rispetto ad uno come il Lambrene Damus, perché non ha stile, è noioso, cioè, però fa disinformazione. Dunque, mi devo sacrificare io a visionare nullità del genere, così che voi non dobbiate farlo. Poi vi parlo un po'. Guardate. Sì. Allora, ragazzi, questo qui è il terzo negozio chiuso. Allora. Praticamente qua vendevano prodotti, praticamente vendevano prodotti per fare il parquet, vendevano prodotti per fare i Palchè? pavimenti. Il palchè? Il palchè. E vabbè. Adesso è diventato, la R è diventata L di Livorno. Il palchè. E vabbè. E boh, si vede che la gente ad Augsburg, ovunque esso sia, non servono più. Il parquet non si fa più. Magari usano la moquette o qualcos'altro. Ragazzi, zitti che siamo arrivati quasi ad 8 minuti. Ragazzi, con questo qua è dura arrivare a fare i fatidici 8 minuti, perché è pesante, è pesante, è pesante. Mancano 3, 4, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, yes!